nuova Mazda CX-30. Upgrade your life. Nuova Mazda CX-30, anche ibrida. Scoprila negli showroom Mazda. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. I got a hangover, whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover, whoa, I got an empty cup, pour me some more, so I can go until I blow up, eh, and I can drink until I throw up, eh, and I don't ever, ever want to grow up, eh, I wanna keep it going, keep it going. Bike Show TV. Adesso è Talk Show. Benvenuti a questa nuova puntata, siamo qui alla premiazione del circuito Ale Challenge, quindi una premiazione importante per quanto riguarda il circuito delle Gran Fondo, una serata bellissima in questa bellissima location a Isola della Scala, e adesso andiamo a seguire tutte le premiazioni e anche i protagonisti, gli organizzatori, i title sponsor di questa manifestazione. Buonasera a tutti, benvenuti alle premiazioni del Challenge Ale 2022. Questo è un appuntamento tradizionale, uno dei più bei momenti del ciclismo amatoriale e del ciclismo delle Gran Fondo. Si fanno le premiazioni, si sta in allegria, si sta in compagnia, un po' senza casco, senza occhiali, con le scarpe normali, senza l'adrenalina che di solito accompagna gli atleti durante le corse. Magari ci si appiana anche qualche screzio che c'è stato durante la stagione, che non mancano mai, ma fanno parte del gioco. Siamo qui a Isola della Scala, ospiti della Fiera del Riso di Isola della Scala, e siamo a due passi tra l'altro dalla sede della Ale, che è a Bonferraro, e vi saluto da la padrona di casa, io la chiamo l'amministratore unico del marchio Ale, Alessia Piccolo. Buonasera a tutti, grazie di essere qua, sempre numerosi, grazie di seguire il challenge, è sempre bello rivedervi
e spero insomma che vi sia piaciuto il challenge quest'anno. L'anno prossimo ci saranno tantissime novità che non vi svelerò io, perché sarà poi Paolo Dossena a raccontarvele. Grazie, devo ringraziare anche tutto lo staff Ale, perché è sempre presente, senza di loro non potremmo fare niente. Un grande applauso, perché penso che se lo meritano. E in bocca al lupo a tutti per la stagione che verrà, e avanti con le premiazioni. Io vorrei sul palco tutti i ragazzini, perché ragazzi, quelli sono il nostro futuro, del GS Luco Bovolone. Volevo dire a questi ragazzini, bravi, complimenti. Il ciclismo è uno sport duro, difficile, non mollate. Si sa che bisogna lasciare indietro tante cose, magari qualche serata in discoteca, qualche cosa con gli amici, ma non mollate, perché vedrete che vi darà grandissime soddisfazioni, perché penso che sia lo sport più bello del mondo. E vorrei qui l'anima un po' del challenge, quello che praticamente la segreteria, io la chiamo, Paolo Dossena, che eccolo qua, che mi accompagnerà anche durante le premiazioni. Paolo, allora a te la parola per presentare la Challenge 2022. Buonasera a tutti, grazie, perché diciamo un po' di grazie a voi, perché siete in tantissimi, e muovere così tanta gente vuol dire che in qualche modo siete coinvolti, capite anche il piacere, oltre che l'importanza, di avervi da tutti i punti di vista. Allora, al di là della presentazione del prossimo anno, che come in qualche modo ha anticipato Alessia Piccolo, avrà molte novità, vorrei anche dare un'impostazione a quello che è la premiazione, perché come avete visto, quest'anno siamo tornati a premiare i primi 10 di categoria, e ottima notizia, i primi 10 di categoria che si riabboneranno entro fine anno, perché chiaramente abbiamo una disponibilità su alcune situazioni più limitate, avranno diritto alla merito del prossimo anno. Quindi questa è la prima informazione che sicuramente a voi o alla maggior parte di voi interessa. Categoria di Buster, allora, Pasquale De Rogati, quinto posto, Luigi Mattiello, quarto, Alessio Gonella, terzo, Samuele Beccaro, secondo, vince Alessio Magarotti. Adesso premiamo i Master 1, partendo dal settimo posto, Alessio Mantovani, Andrea Angiolini, Davide Pivato, Oscar Zanini, Giacomo Stoppa, Michael Bonzivice e Sergei Pomozny. Adesso partiamo con il categoria Master 2, dal decimo posto, di Riccardo Salamina, Giambattista Bonzivice, Cristian Bolon, non so se sia Vicentini o quant'altro, ma poi c'è un campo ristretto, Riccardo Seppi, Enrico Nobili, Erminio Colucieri, Matteo Rausse, Stefano Buso, Marco Mordini e Davide Spiazzi al primo posto. Siamo qui con Alessia Piccolo, amministratore delegata di Ale e poi anche title sponsor dell'evento, l'evento Ale Challenge, e in una serata innanzitutto dedicata al ciclismo. Però vorrei parlare dell'impegno, del tuo impegno con il ciclismo, che è partito comunque da ormai tanti anni con il ciclismo femminile e poi con tante squadre anche del mondo proprio World Tour e professionistico, e con grandi soddisfazioni. Sì, le soddisfazioni sono state tante,
è partito nel 2014 il marchio Olé, però noi siamo sul mercato dal 1986, perciò sono tantissimi anni che lavoro nell'azienda che si chiama PG. Sì, è nata questa passione per la bici e con la bici lo sviluppo di poi quello che è tutto il settore dell'abbigliamento da ciclismo. Siamo contenti di, sinceramente, ho fatto la squadra delle donne, l'anno scorso l'ho ceduta perché comunque i costi erano molto alti, poi si è sviluppato tantissimo il ciclismo femminile ed era giusto che avessero qualcosa per, insomma, che si meritano qualcosa di più che noi non eravamo in grado di dare, ma sono stata veramente contenta di averlo aiutato fin quando ho potuto, perché il ciclismo femminile sta crescendo, io ci credo molto, infatti l'abbigliamento a lei nasce prettamente per le donne, poi ha sviluppato comunque insieme ai professionisti dei team i prodotti maschili, però curo molto di più l'aspetto donna, visto che vado in bici, provo i prodotti e poi li modifico, li aggiusto. Infatti la tua grande passione, proprio perché vediamo anche sui social, vediamo proprio la grande passione che hai per la bicicletta, che trascina poi l'azienda, trascini l'azienda e anche lo sviluppo dei prodotti. Sì, la bici serve proprio per capire, andare in bici mi serve per capire i prodotti, per fare le migliorie, aggiustarli, il fondello, le ore di permanenza sulla bici ti permettono proprio di fare delle modifiche al prodotto perché poi arrivi sul mercato, insomma, e sia qualificato di alta qualità. Facciamo quasi tutto in Italia, una buona parte del prodotto, anche se abbiamo un'azienda poi bosniaca di proprietà che curiamo direttamente, però il nostro è know-how italiano e siamo fieri anche di questo. Prima di passare la parola a Paolo, una cosa, il forte spinta con le professioniste donne e con gli professionisti uomini, perché poi quest'anno anche Zana ha vinto il campionato italiano, quindi maglia tricolore con la Bardioli. Siamo sempre in by exchange, perciò porterà ancora la maglia italiana e col marchio Ale. E quindi grande soddisfazione. Chi sono più critici nello sviluppo, le donne o gli uomini? Sicuramente le donne, anche se il ciclista è attento, molto attento a quello che gli proponi e legge molto secondo me e prova e testa i prodotti, però le donne, insomma, come in tutte le cose siamo un po' più attente alla qualità, però anche poi a essere belle in bicicletta, perché che conta molto. Che conta, sì, sì, sì. Ultime due domande, ve le ho citato pubblicamente, volevo ringraziarti per questa partnership che abbiamo da oltre 10 anni e anche la festa è stata molto bella e tutti l'hanno percepito oltre che vissuta, perché 300 persone oltre qua presenti in una volta sola non è un pasta party, ecco, per capirci. Entrando invece un pochettino nello specifico, al di là dell'Ale Challenge che in questo momento diciamo ha già la sua presentazione, quindi quello che sono le novità, invece mi piacerebbe ci parlassi un pochettino della Alela Merckx, di cui sei comunque organizzatrice, anche il discorso un po' della data e in qualche maniera anche qualche informazione per il 2023. Beh, la Alela Merckx la stiamo organizzando, siamo ancora, insomma, ormai è una gara che facciamo da 5 anni a Verona, perciò è testata. Quest'anno abbiamo iniziato prima perché vorremmo aggiungere delle cose, ci piacerebbe anche fare il villaggio in Piazza Bra, se ci riusciamo, perché Verona è abbastanza difficile organizzare. La data è l'11 giugno, però il 10 ci saranno già delle cose, delle manifestazioni per i bambini, delle passeggiate per chi vuole andare in bicicletta senza fare agonismo e poi tante altre novità che le stiamo mettendo in piedi e che cerchiamo, insomma, di sviluppare e poi magari di riuscire quest'anno a comunicarle meglio. La Merckx a me piace farla con una sicurezza sulla strada, diciamo quasi maniacale. Difatti tutti lo sanno, io sono maniacale perché penso che sia la cosa più importante, cercare di dare sicurezza. Poi è sempre difficile perché qualcosa, la strada sappiamo che è pericolosa, però noi ci mettiamo un sacco di volontari in modo da cercare di recuperare, insomma, quello che magari poi può essere l'imprevisto, cioè che ce ne siano il meno possibile. E
non è la questione del numero, penso che sia la qualità che premierà poi Le Gran Fondo, perché se le fai fatte bene credo che la gente comunque lo sa e ti premia in quello, perché sennò è inutile farle, cioè a me piace fare le cose fatte bene e ho anche uno staff che me lo permette, perché comunque ho tantissime persone che lavorano con me e che sono dietro alla manifestazione, perciò ci mettiamo veramente una grande passione, che è quella che secondo me dà poi le soddisfazioni finali. Una domanda in chiusura: organizzare una Gran Fondo a Verona, località bellissima, ma Merckx, che è il numero uno, è il più grande corridore di sempre, è un pregio, un vanto veramente organizzare una Gran Fondo per lui? Sì, è un vanto e noi ne siamo orgogliosi. Purtroppo è 3 anni che non viene, perché comunque col lockdown non si è più mosso, ha avuto anche qualche problemino di salute, però sì, è il campione dei campioni, credo, cioè, che resterà nella storia del ciclismo, cioè un po' come Pelé nel calcio. E sì, siamo orgogliosi, anche lì insomma il nome suo cerchiamo di mantenerlo alto, perché insomma, merita per quello che ha fatto e per quello che è stato per il ciclismo. Bene, grazie a Alessia Piccolo, grazie per il lavoro e l'impegno per il ciclismo, che è tanto, quindi è importante. Grazie ancora. Grazie a voi. No, adesso passiamo al femminile, siamo al femminile, sempre con il lungo, con le femminile 1, quarta Emilia Bottini, terza Elisa Parisi, seconda Anna Biani e primo posto per Maria Elena Palmisano. Adesso premiamo femminile 2, c'è una ragazza sola, Anna Andriani, la voglio qui, Anna Andriani, che ha vinto femminile 2. Al terzo posto come femminile 3, Alessandra Rossi, seconda Claudia Salvi, primo posto per Claudia Zugliani Guatti. Eccole qua. Oh, guardate adesso che felice che è quando premia le ragazze. Eccole qua, un bel applauso alle nostre ragazze del femminile F3. Grazie. Bene, amici di Bike Show, siamo qui al momento anche con gli organizzatori di questa manifestazione del circuito, le varie tappe. Siamo qui con Sante Chiarcosso. Allora, la vostra Gran Fondo, la vostra prova innanzitutto? Beh, noi siamo alla 30ª edizione. Diciamo che quest'anno di novità assoluta, a parte il circuito, le due Medio Fondo e Gran Fondo che sono esattamente sulle strade del Giro d'Italia degli ultimi 2 anni, quello che va in Slovenia la parte verso il Kolovrat e quello che va in Slovenia invece dalla parte verso Caporetto, e diciamo percorriamo le strade tranquille e anche recentemente fatte per il Giro d'Italia, miriamo all'accoglimento delle persone, ci sarà sempre Borgo Aiti in cui cercheremo il sabato, faremo la gravel e anche la domenica due prove di gravel e i giovanissimi, tra l'altro come tradizione anche alla Lei, che fanno i giovanissimi il sabato, il giorno prima della gara. Sante, so che diciamo non ti piace tanto parlarne, però il tuo progetto di questi 30 anni e forse oltre va diciamo sicuramente al mondo del ciclismo, però voi come famiglia fate una cosa straordinaria, si può immaginare dal nome, perché diciamo Corsa per Haiti già di per sé è un brand, è un'etichetta che comprende, però vorrei un pochettino ci parlassi un po' velocemente di questo rapporto tra la tua famiglia, l'evento e il progetto che hai in corso ad Haiti. Ma grazie per la domanda, è un'opportunità, Paolo, è vero, io ho adottato 3 ragazzi haitiani, vivono con voi, con noi, purtroppo uno non c'è più, però a quel paese mi sono legato ed è un paese estremamente disperato perché si muore ancora di fame.
è quello che facciamo noi. Tra l'altro, nei 30 anni abbiamo trovato parecchi amici che ci hanno sponsorizzato proprio per questa manifestazione. Abbiamo trovato anche la maniera di fare una casa per salvare delle bambine che altrimenti non avrebbero futuro, perché ad Haiti, oltre che morire di fame, i ragazzi, i giovani vengono venduti, vengono rapiti, di tutto. Diciamo una cosa fondamentale, che è quella che succede adesso: si fanno le guerre perché si vogliono fare. Pensate che un carro armato americano potrebbero sfamare tutta Haiti. Questa è una grande iniziativa, tanto faccio i complimenti anche a parte mia, Paolo. E io vorrei aggiungere per chiudere, quindi il 21 maggio, giusto? 2023, che ci siamo dimenticati di dirlo, pensate che oltre a venire a pedalare una gara molto ben organizzata, perché su questo ve lo garantisco personalmente, fate anche in qualche maniera realmente del bene, perché qua c'è proprio passaggio diretto, d'accordo? Ci siamo intesi. Grazie, grazie Santa. Gran Fondo, Corsa per Haiti, 21 maggio 2023. Complimenti e continuiamo, e grazie a Santa per essere stato ospite. Premiamo i primi 10 della Master 3 con Mattia Stefano Moserle, Giuseppe Imbesi, Alberto Grossi, Marco Bessoni, Francesco Gatti, Milo Cucciolini, Alberto Angiolini, Riccardo Donatello, Carmelo Catalano e Riccardo Sartori al primo posto. Dal decimo posto Nicola Iafulli, Stefano Chemello, Marco Tranquilli, Diego Negrisolo, Alessandro Bevilacqua, Dario Malderelli, Cristian Balestri, Mirko Tagliaferro, Paolo Rebomato e Davide Gottardi, che ha vinto la categoria. Adesso premiamo i Master 5, sempre dal decimo posto, Andrea Rossi, Giuseppe Santi, Carlo Pavarotti, Andrea Foletti, Marco Dotto, Andrea Zanini, Gianluigi Mor, Andrea Togni, Fabrizio Sigismondo e Marcello Guarnieri, che è il vincitore di categoria. Adesso Master 6, sempre dal decimo, Romano Guizzardi, Massimo Di Palo, Gianluca Arcarini, Giuseppe Cadorin, Giovanni Turri, Paolo Guareschi, Luca Dal Moro, Andrea Borsari, Andrea Corbara e Maurizio Michelon, che ha vinto la categoria G Master 6. Master 7, sempre dal decimo, Oliviero, che questa volta invece è il nono, Oliviero Zamboni, Bruno Sfriso, Roberto Camorani, Lorenzo Singia, Marco Giaroli, Ivano Dal Santo, Fabrizio Poletto, Michele Bartoli e Franco Righi. Allora passiamo ai Master 8, sono i 7, Fausto Bertolaso, Paolo Ceriani, Nilo Bianchini, Walter Lucchi Luccini, Anton Chizzali, Antonio Ceci e Graziano Rossi. Questi sono i Master 8. Bene, siamo qui con Frank, intanto ti presenti te, Frank. Fedri Gucci, presidente della Ciclo Ducale di Urbino, che organizza la Straducale di Urbino. Una Gran Fondo innanzitutto in una località fantastica, perché è una zona, un paesaggio bellissimo. E qual è che è, diciamo,
lo spirito della tua manifestazione? Beh, lo spirito è rinascimentale, dal momento in cui questa città è una città del Rinascimento, con il nostro cittadino onorario che è Raffaello. La nostra è una manifestazione che percorre un percorso molto bello, al 90% asfaltato negli ultimi 2 anni, che va all'interno in un territorio molto bello e molto suggestivo. Quest'anno abbiamo, diciamo, questo leitmotiv Nerone is back, perché nel percorso lungo andremo ad inserire una salita che arriverà a 1525 metri di altitudine. Dunque non è un percorso ruffiano, è un percorso lungo che è quasi 3000 metri di dislivello. Il percorso corto c'ha 1130 metri, che è più adatto a, diciamo, agli agonisti, e noi speriamo di avere un sacco di gente che vengono a visitare prima di tutto la nostra città, perché per noi la Gran Fondo è un abbinamento di cultura, turismo, enogastronomia, paesaggio, territorio e conviviabilità. La società deve essere questa, insomma, questo è il messaggio che vogliamo dare. Frank, 3 cose. La prima, se ricordiamo la data, poi ricorderai tu la data. La seconda cosa, quindi ci sono 2 percorsi che hai già in qualche modo presentato. E la terza cosa che volevo chiederti, anche per, visto che sei nel gruppo Ale Adriatico, e tutto sommato Urbino non è sul mare, però potresti specificare alla fine quanto sei vicino al mare anche. Allora Paolo, la nostra data è il 18 di giugno del 2023. I percorsi sono 2, come dicevo: il percorso corto di 80 km a 1130 metri di dislivello, il percorso lungo è 1145 km con 2950 metri di dislivello. Siamo dentro un circuito che, come dicevi tu, Adriatic, siamo a 35 km dal mare. Ovviamente noi, come, diciamo, chicca, andiamo a cercare i monti dietro di noi e siamo... arriviamo subito, insomma, l'uscita dell'autostrada è cattolica e con uno sforzo in più si ha qualcosa in più, insomma, no? Non abbiamo il mare ma abbiamo le montagne, di conseguenza noi vi facciamo scoprire le nostre montagne. Giusto per chiudere, era per segnalare non tanto che bisogna andare al mare, ma in quanto che poi nell'ambito di chi verrà magari da fuori, alla fine il mare è lì vicino, quindi se uno poi al 18 di giugno, credo che in molti avranno voglia di farsi magari un bagno o prima o dopo, neanche mezz'ora, forse 20 minuti sei giù, ecco. Bene, noi facciamo i complimenti, intanto andate a queste Gran Fondo perché sono paesaggi, luoghi storici bellissimi dove c'è cultura, c'è, come diceva anche Paolo, c'è vicino al mare, c'è tutto, giusto? Intanto grazie Frank e noi continuiamo con la nostra puntata. Nuova Mazda CX-30. Upgrade your life. Nuova Mazda CX-30, anche ibrida. Scoprila negli showroom Mazda. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show.